tutti si aspettano una sentenza esemplare, speriamo che la giustizia ce la dia. Marco Vannini è morto il 18 maggio 2015, ucciso da un colpo di pistola sparato accidentalmente. Alla Dispoli è stata inaugurata una targa in sua memoria, a pochi metri dalla casa della famiglia Ciontoli, dove il giovane ha trovato la morte. Tempo addietro era stata levata una foto di mio figlio con dei fiori. E sono stata malissimo perché secondo me era stato un oltraggio di nuovo a mio figlio, perché era un ragazzo morto, e allora ho voluto con tutte le mie forze questa targa. E oggi per noi è un giorno, non dico di felicità perché è assurdo dire questo, però è un modo per non far più toccare niente, perché non si può strappare chiaramente la targa. Dovevano dare un messaggio a tutti, perché dovevano far capire che non è che è successa una cosa da poco qui. Qui è morto, è stato ucciso volutamente un ragazzo di 20 anni. La targa con poche parole deve dare un significato così profondo. Beh, è un giorno in cui ovviamente non dimentichiamo Marco e siamo di nuovo a fianco della sua famiglia, che giustamente chiede che su questa storia venga fatta definitivamente e veramente giustizia. La memoria di Marco rimarrà viva, e la testimonianza di questo è la presenza di così tanta gente oggi, perché è giusto che la Dispoli dedichi un luogo a Marco per continuare a mantenere viva la sua memoria. Tutto il mondo è con noi, non soltanto la Dispoli, tutto il mondo è con noi. Io tutti i giorni nella cassetta della posta trovo dalle 3 alle 4 lettere che arrivano da tutto il mondo, non soltanto dall'Italia. Questo per noi è importante perché aumenta la nostra forza ad andare avanti. Questa è la speranza non solo nostra, la speranza di tutta questa gente, la speranza di tutti, perché tutti si sentono Marco come un figlio, perché tutti si sentono colpiti nel profondo, per la cosa che è successa così grave, per cui tutti si aspettano una sentenza esemplare, speriamo che la giustizia ce la dia.